La malattia di Hunter è una malattia genetica che rientra nel gruppo delle malattie rare e che è causata dalla mancanza di produzione di un enzima che deve degradare delle sostanze di scarto cellulare, e questo enzima funziona all'interno degli isosomi, che sono considerati gli spazzini delle nostre cellule. Se questa enzima non funziona, si viene ad avere l'accumulo di queste sostanze che la cellula non utilizza più, e quindi progressivamente tutte le cellule si infarciscono di questa sostanza, che è appunto chiamata mucopolisaccaride, e da qui il nome anche di questa malattia, che è nota non solo come sindrome di Hunter, ma come mucopolisaccaridosi 2. In che età si manifesta e con quali segni e sintomi? Si nasce con questa malattia, però proprio per il suo meccanismo c'è necessità di un certo periodo di tempo dalla nascita perché compaiono i primi sintomi, e quindi ci può essere il sospetto diagnostico. Ma normalmente è una malattia che dà i primi segni in età pediatrica. E i segni sono i più vari: si tratta di bambini che nascono bene, crescono bene nel primo anno di vita, poi progressivamente cominciano a non andare più avanti col loro sviluppo psicomotorio, e si accumulano poi in tutti gli organi, quindi progressivamente coinvolge il fegato, la milza, la cute, le articolazioni, quindi è un quadro invalidante progressivo che porta poi al sospetto diagnostico. Quindi c'è una terapia enzimatica sostitutiva, cioè viene sostituito l'enzima mancante e che risultati dà? Beh, i risultati cominciamo oggi ad averli, perché questo è un farmaco di recente utilizzo al letto del malato, e abbiamo grosse aspettative, perché sicuramente questo farmaco, che di fatto è l'enzima mancante che viene somministrato per vena a questi bambini ogni settimana, è in grado di smaltire l'accumulo e di rallentarne la progressione. Quindi buoni risultati per quanto riguarda le problematiche a livello respiratorio, a livello del fegato, della milza, delle articolazioni. Forse unico limite è che è un farmaco che non arriva nel cervello, in quanto non supera la barriera che noi abbiamo fisiologicamente di protezione per il sistema nervoso centrale. Quindi importante è una diagnosi precoce e iniziare una terapia precoce proprio per rallentare la progressione a livello del sistema nervoso centrale. Questa terapia deve essere gestita in ospedale o può anche essere gestita in casa, a domicilio? Beh, questo è il grosso successo, perché per molti anni si è fatto esclusivamente il regime ospedaliero. In realtà c'erano già esperienze in Europa in cui questo farmaco veniva somministrato a casa. Noi abbiamo fatto una sperimentazione della somministrazione di questo farmaco a domicilio, e abbiamo iniziato nel 2010, e in realtà ad oggi abbiamo tre pazienti che sono logisticamente distribuiti in territori differenti, con quadri clinici diversi. E in realtà i risultati sono stati ottimali, perché non ci sono state nessuna problematica di natura medica, quindi né eventi avversi né nessun paziente è voluto rientrare in ospedale, mentre al contrario un grosso guadagno in termini di qualità di vita non solo di questi bambini, ma anche dei genitori. Il primo problema di queste malattie è la diagnosi precoce o al contrario ritardata, è così? Ma le do una cifra che le dice tutto. All'interno della nostra associazione abbiamo fatto un sondaggio e l'80% delle diagnosi, compreso mio figlio, sono avvenute per caso.
E questo già ce la dice lunga sulla necessità oggettiva di scrivere neonatali obbligatori per le malattie lisosomiali che hanno ad oggi una terapia. Non ha senso non farlo, visto che a livello scientifico ci sono le capacità per poterlo fare, è il problema a livello politico che non viene deciso nulla. Dico questo perché le faccio un esempio mio personale, cioè che mio figlio è stato diagnosticato perché un ortopedico che conosceva le mucopolisaccaridosi è entrato per sbaglio, aperto, richiuso e poi riaperto la porta dove era la stanza di mio figlio, perché ha sentito parlare mia moglie, ha visto in faccia mio figlio, ha visto un corsetto ortopedico appoggiato e ha avuto l'evidente sospetto, visto che lui li conosceva, questi pazienti, che mio figlio fosse uno di questi. E così infatti poi si è rivelato, e come me, ripeto, l'80% delle famiglie che oggi sono nella mia associazione sono state diagnosticate per caso. Quindi questo è un dato, credo, di poter dire drammatico. Ora c'è la possibilità che la terapia sia somministrata a domicilio. Cosa cambia per un genitore? Tutto, perché come accennavo prima, appunto, abbiamo la legge 104 che ci dà 3 giorni al mese, è peccato che le infusioni siano 4 al mese e quindi la quarta su 12 mesi, metà ferie, un genitore se le ha bruciate. Ma non c'è solo questo, perché poi chiaramente c'è il fattore tempo, che a casa propria in 4 ore l'infusione l'ho finita. In ospedale, come dicevamo prima, non ci sono solo io, per cui chiaramente devo rispettare delle priorità o delle emergenze che possono sempre nascere in ospedale e quindi rimango, mi si passa il termine, in ballo per una decina di ore, quando va bene. Più il fatto stesso della spesa, perché potrei anche non abitare vicino a questo centro per raggiungerla, e il tempo per raggiungere il centro stesso, e quindi tutto questo insieme di cose si traduce anche in costi per la famiglia, che ovviamente avendo l'home therapy non ho. L'ultima cosa, questa assistenza domiciliare è stata resa possibile grazie a un'azienda farmaceutica. Come risponde l'assistenza pubblica al vostro problema? Come accennavo, purtroppo ci sono regioni che sono, dal mio punto di vista, opinabilissimo lungimiranti, perché chiaramente a fronte di un servizio a costo zero, visto che paga qualcun altro, subito, anche perché non avrebbe senso il contrario, e altre regioni che invece, per motivi che onestamente non capisco, non accettano subito questo servizio, non dicono no, dicono semplicemente valuteremo l'opportunità che ci è stata offerta. Peccato che questa valutazione è a tempo indeterminato e quindi nel frattempo noi continuiamo a rimanere incastrati, nonostante ci sia una possibilità di fare questa infusione a casa, a dover fare lo standard classico dell'arrivare, il tragitto, i tempi e le risultanti dell'ospedale stesso, dell'essere nell'ospedale. Primo servizio domiciliare per queste terapie, come funziona e come è nato? Allora, partiamo da quando è nato. È nato un po' di anni fa, quando la Share ha deciso di finanziare la possibilità per i pazienti di beneficiare della terapia domiciliare. Nello specifico è iniziato per la malattia di Fabry nel 2009 e per la sindrome di Hunter è partito quest'anno. Di fatto funziona in modo molto semplice, nel senso che i pazienti che hanno determinati criteri di eleggibilità vengono in qualche modo verificati dal medico specialista, cioè il medico che le segue, per poter essere portati appunto alla gestione domiciliare, e da quel momento in poi l'azienda ospedaliera ci contatta perché noi così ci occupiamo di tutte le attività propedeutiche per portare il paziente dall'ospedale al domicilio. Da quel momento in poi la gestione terapeutica è gestita dal nostro personale, che settimanalmente per la sindrome di Hunter effettua le infusioni a casa del paziente, quindi con un evidente beneficio sia di comodità che anche in termini di costi per la famiglia e per il paziente stesso.
E questo viene svolto in diverse regioni, come siete organizzati in questo senso? Allora, noi siamo un'azienda, chiaramente questo anche per un fatto di tutela della privacy, indipendente dall'azienda farmaceutica, siamo un'azienda che eroga questi servizi a livello nazionale. Ad oggi il servizio è offerto a livello nazionale, però purtroppo ci sono alcune regioni che diciamo frenano l'attivazione di questi servizi, per cui oggi siamo presenti praticamente in tutto il centro-sud e in un paio di regioni al nord, Friuli e Lombardia, mentre ancora c'è una situazione un po' bloccata in Toscana, in Emilia-Romagna, in Liguria, insomma in alcune regioni in cui stanno ancora valutando se attivare o meno questo servizio. Chiaramente il nostro personale segue il paziente in tutta Italia, peraltro anche consentendo ai pazienti che sono in trattamento con questo servizio di poter spostarsi per esempio per le ferie estive senza per questo interrompere la terapia. Considerate che sono terapie settimanali, quindi potete immaginarvi che se devo anche trasferirmi solo 10 giorni per fare la vacanza al mare perderei un'infusione. Col nostro servizio chiaramente l'operatore segue il paziente dove fisicamente si trova e si occupa di infonderlo chiaramente nella stessa sicurezza come al domicilio abituale. L'impegno di Shire nel fornire la terapia domiciliare deriva dal fatto che abbiamo constatato le difficoltà in cui versano le famiglie e i pazienti affetti da questa malattia. Per cui abbiamo pensato che fosse giusto che piuttosto che il paziente dovesse andare verso la terapia andasse a casa del paziente. Il motivo è il fatto che i disagi sono di ordine economico innanzitutto, perché i centri specialistici non sono tantissimi sul territorio nazionale e quindi questi pazienti affrontano dei lunghi viaggi e costosi, e anche il discorso organizzativo che colpisce le famiglie, non solo i pazienti, perché per esempio per la sindrome di Hunter si tratta di pazienti pediatrici, quindi anche i genitori sono coinvolti, devono perdere giornate di lavoro e avere dei disagi non indifferenti. Shire ha pensato che la qualità di vita di questi pazienti e dei loro familiari potesse trarre grande giovamento dall'offrire appunto il servizio di terapia domiciliare. È un servizio gratuito, quindi qual è la filosofia che sta dietro questo impegno? Beh, la filosofia è quella che si sente spesso nominare e che noi crediamo di aver reso tangibile, cioè quella della responsabilità sociale di un'azienda. Il servizio è totalmente gratuito per il paziente, ma anche per il Servizio Sanitario Nazionale. Anzi, aggiungerei che grazie a questo servizio tutte le strutture che vengono impegnate e le persone che vengono impegnate a livello degli ospedali possono fare altro, quindi le risorse possono essere reindirizzate verso altre necessità. E quindi c'è un bel risparmio anche proprio per il Servizio Sanitario Nazionale.